Amici sportivi di Mondo Futsal, grande appuntamento nella 25esima giornata del campionato provinciale di Serie D Ligols, capolista vincitrice del raggruppamento, ospite oggi dell'Enel-Nettuno qui al centro sportivo La Coccina, la squadra al centro del campo agli ordini del signor Di Vico dalla sezione di Frosinone che dirigerà questo confronto. Tutto pronto, manca a questo punto il fischio del direttore di gara che arriva proprio in questi istanti dell'Enel-Nettuno a gestire questo primo Monteforte pressato da Abbati, ancora Novara con lo stoppa con il petto, Amadori posa intenta di andarsene sulla corsia di sinistra, Abbati ancora il possesso e c'è il gol del vantaggio con Amadori, la possibilità, il match si sblocca, Buce Masullo in mezzo, non è buono il servizio e poi Masullo beffato ancora da Amadori, c'è il raddoppio dell'Enel-Nettuno. Bucela batte subito, Pintilli se ne va a sinistra, si apre un varco, mette in mezzo, Caperna respinge, poi svirgola Frioli, sicuramente Pintilli cercherà la soluzione, parte adesso la rincorsa del giocatore, prova la soluzione con le mani, respinge Caperna, Novara in mezzo, Amadori scappa da Abbate, se ne va verso Masullo, spreca vicino contro Gian Giacomo, ha la possibilità però per dare ad Abbate, la palla arriva a Vecinu che colpisce perfettamente, va a raccogliere il pallone sul secondo palo e metterlo in rete, il gol di Cristian Vecinu e quindi ha visto in questa maniera non alzi bonus falli. Vecinu prova la fiondata direttamente in porta, poi palla che danza, o meglio rimane ferma in aria, Caperna la prende. C'è Novara, si è arrabbiato tantissimo Iannaccone nella circostanza qualche istante fa, Pintilie poi va verso il pallone, lo colpisce, lo deposita a rete, c'è il pareggio con Pintilie, 2-2, vicino, la finta con il corpo, fallo, parte il fischio, la rincorsa di Pintilie, il tiro e c'è il gol del vantaggio con Pintilie su tiro libero. In mezzo colpisce poi Sacchetti, il lancio lungo adesso di Caperna che fa anche lui a colpire, la risposta di Masullo, Abbate, Frioli si distende adesso Ligols Aprilia, recupera tutto l'Enel-Nettuno, Abbate e c'è il gol, il gol di Abbate, 4-2 Monteforte. Adesso va Amadori che alza il sombrero basso, colpisce, trova l'angolino basso e il gol che accorcia le distanze, si defila, poi va a sinistra dove c'è Monteforte, mette il pallone in mezzo, glielo soffia Novara, ancora Novara, Gomiero in mezzo, c'è Amadori che parte nel fiondata ribattuta dalla difesa dell'Eagles, grande parata di Masullo, si accentra, gli soffia il pallone, Buce, Amadori prova a far penetrare Novara, poi prima la ribattuta di Masullo e poi vicino ad allontanare, spostato in avanti adesso Novara, perde il pallone Amadori, se ne va vicino, dà la possibilità Frioli, trova solo l'esterno della rete, Amadori spalla alla porta, poi all'indietro Frioli, però ci prova vicino dalla distanza, brivido anche qui, angolo Amadori, Monteforte prova la soluzione, gli toglie la possibilità Frioli e l'arbitro dice che per il momento, o meglio è tutto per questo confronto, Eagles Aprilia batte l'Enel-Nettuno 4-3 e l'Eagles mantiene l'imbattibilità in campionato.